continuiamo il nostro cammino di Quaresima e oggi proviamo a capire un po' di più cosa vuol dire. Ieri abbiamo parlato nello specifico della preghiera, ma la Quaresima, ci dice Gesù, si caratterizza per tre aspetti: preghiera, digiuno ed elemosina. Allora oggi proviamo a costruire insieme uno strumento con il quale potremo verificarci giorno per giorno. La Quaresima sono 40 giorni, allora dovremo fare 40 passi per ciascuno di questi aspetti. Proviamo a costruire insieme uno schema che ogni sera potremo compilare per capire se siamo riusciti o meno nei nostri propositi. Vi spiego come, i nostri animatori ci aiuteranno. Allora ragazzi, per prima cosa prendete il foglio di carta. Madonna, non ce l'abbiamo. Ma come no? Aspetta. Perfetto. E ora, ragazzi, Santa Maria è magica. E ora prendete la penna che avete portato. Vediamo anche quella. Ma aspetta. Benissimo. E ora, molto semplicemente, il foglio va diviso in tre riquadri. Benissimo. Nel primo riquadro in alto scriveremo digiuno. Nel riquadro centrale elemosina e in quello in basso preghiera. Ogni riga dovete dividerla a metà dall'alto verso il basso. Benissimo. Nella parte di sinistra bisognerà scrivere sotto ogni voce il proposito che vi volete prendere. Ad esempio, digiuno. Durante questa Quaresima voglio digiunare da... Si può digiunare da qualche cibo particolare, da qualche dolce, oppure si può digiunare da un po' di videogiochi, si può digiunare da un po' di cellulare, si può digiunare da qualche parolaccia, se qualche volta ci scappa di dire. Scriviamo sotto la voce digiuno qualcosa da cui vogliamo digiunare. La stessa cosa faremo sotto la voce elemosina. Il nostro digiuno non è fine a se stesso. Ciò a cui noi rinunciamo, se produce qualcosa, ad esempio rinuncio di mangiare la merendina, ecco, quello che io avrei speso per la merendina va per qualche opera di carità. E allora sotto elemosina scriviamo quale opera di carità voglio fare. Ad esempio si potranno sostenere le opere della Quaresima di fraternità della parrocchia, quelle del nostro gruppo missionario. E infine stessa cosa sotto la voce preghiera. Ve ne suggerisco alcune. In modo particolare vi suggerisco di scrivere la messa domenicale. In Quaresima, per fare qualcosa in più, si potrà aggiungere magari anche un giorno la messa in settimana. Ogni corso di catechismo sarà invitato un giorno particolare della settimana per tutta la Quaresima. Ci saranno tre giorni, il 25, il 26 e il 27 marzo, in cui sarete invitati a venire qui a fare la preghiera del mattino e poi colazione insieme. Si può scrivere la confessione e poi quegli impegni di preghiera che magari volete prendervi. Ogni giorno un momento di preghiera a casa o con la famiglia. Li scriviamo lì. Nella colonna di destra ogni riga va divisa in 40 caselle. 40 giorni della Quaresima, 40 sono le nostre caselle. Benissimo. Ogni giorno cosa faremo? A fine giornata prenderemo il nostro foglio e diremo: digiuno, sono riuscito a digiunare? Sì, e mettiamo l'ok. Sono riuscito a fare il digiuno che mi ero proposto? No, e mettiamo allora una crocetta. Alla fine della nostra Quaresima questo foglio ci dirà se il nostro cammino è andato bene. Benissimo. Allora, siete riusciti a disegnare la vostra tabella, ragazzi? Sì. Perfetto. E allora non ci resta che continuare la nostra Quaresima. Ci vediamo domenica 1 marzo alla messa delle 10 o alla messa delle 11:15, dove riceveremo le ceneri che non siamo riusciti a ricevere mercoledì. A presto ragazzi, buona Quaresima. Ciao. Ciao.